Enrique Henrich, che è amministratore delegato di Italscania. Perché? Perché è un colosso, quindi sul palco oggi è rappresentato il podio del settore della produzione di veicoli commerciali. Un colosso globale che crede nell'Italia, nonostante alcune evidenze così problematiche come quelle che ricordavamo finora. Perché ci credete, quanto ci credete e che cosa vedete come priorità da migliorare affinché anche il vostro mercato, tra le tante altre anime di questo straordinario settore che è il cluster della logistica intermodale sostenibile, anche possa crescere con noi. Bene, bene. Quindi se crediamo in Italia, cosa si può migliorare, cosa si può fare di migliore? Crediamo tanto in Italia, l'Italia è tra i 10 mercati più grandi di Scania nel mondo. Qua abbiamo una bella storia, una reputazione importante, una reputazione della rete di concessionari, che oggi sono qua tanti presenti, una reputazione del prodotto e l'Italia ha accettato Scania quando è arrivata 40 anni fa, quindi molto bene. Questo punto ci sta. Cosa si potrebbe fare meglio? Parlerò un po' del trasporto. Credo che possiamo ancora sviluppare la intermodalità. Molte volte quando si fa l'intermodalità, Sergio, credono che il camion è il nemico, ma il camion non è il nemico, il camion è un alleato, sì? Che va insieme agli altri modali, al modale delle navi, al modale ferro, per combinare e avere un trasporto più efficiente. Quello che dobbiamo provare di evitare è un basso utilizzo della capacità di carico. Dobbiamo alzare l'utilizzo della capacità di carico perché c'è ancora molte potenzialità di fare il trasporto di una maniera ancora più sostenibile. E quando parliamo di sostenibile, rubo le parole che ho sentito, la sostenibilità sociale, Guido, e questo concetto lo ruberò, lo userò. Sempre parliamo di sostenibilità ambientale e economica, ma c'è anche la sociale in un momento brutto come questo che stiamo vivendo in Europa, ancora più importante ricordarlo. E parlando di sostenibilità ambientale, credo che si poteva fare meglio. Nel governo a volte ci sono persone che dicono, per esempio, che il diesel Euro 6 è inquinante. Il diesel Euro 6 non è inquinante, il diesel Euro 6 è molte volte più pulito che il diesel Euro 3, che il diesel Euro 4. Quindi quando le aziende automotive del settore lavoriamo per fare un diesel Euro 6, stiamo dando un passo in più per offrire un veicolo ambientalmente più efficiente. E dobbiamo fare meglio di promuovere biocarburanti. Lo stesso camion emette diesel, c'è un livello di emissione di CO2. Se un diesel Euro 6 ha un'emissione di CO2 bassa, ma se usiamo un biocarburante, lo stesso camion ha ancora un'emissione più bassa. Si parla tanto del metano. La motivazione del metano deve essere la motivazione ambientale più che la motivazione economica. E se si fa con biometano ancora meglio, quindi credo che questo si può fare, questo si può migliorare, che ci siano incentivi su biocarburanti. Ancora sulla sostenibilità, abbiamo nel nostro stand qua, credo che l'unico camion elettrico di questa esposizione è un prodotto che già è disponibile, è un prodotto che c'è e si deve trovare insieme alla committenza come fare che sia economicamente sostenibile, perché questa è una sfida. La cosa più economica è il diesel. Se parliamo solo di risparmiare il costo per chilometro, sarà tutto diesel, magari diesel Euro 7 che arriverà, ma per arrivare alla transizione ecologica ci deve avere incentivi per fare questo passo in più verso biocarburante, verso l'elettricità. Grazie.